Significa appartenere a Gesù. Amore, cosa stai studiando o leggendo? Sto leggendo una scheda di religione. Per catechismo? Sì, che tra poco vado alle 5, sì. Sono le 4 e qualcosa. Sì, brava, e di che cosa parla? Del battesimo? Del battesimo. Guarda, essere battezzato significa appartenere a Gesù Cristo, allo stesso modo in cui il corpo e testa vanno insieme. Benissimo, brava. Allora, tra pochi minuti ti porto a catechismo. Sì, sto per arrivare. Ok, va bene, bella idea. Vale? Dobbiamo andare. Sì. Di che stavi parlando? Con la mia compagna di catechismo. Quale sarebbe la bella idea? Che tornavamo a casa da sole. Cosa ne pensi? Oddio, sai che non sono molto convinta di farti tornare a casa da sola, oltretutto adesso diventa buio presto, però se sei insieme alla tua compagna, chi è Amy, quella che abita qua vicino? Sì. Vabbè, dai, però mi raccomando, non farmi stare in pensiero, non fermatevi a chiacchierare, torno a casa subito, d'accordo? Okay, andiamo, che è tardi. Sì. Cosa fai, ginnastica? Ascolta, porto Vanessa a catechismo e torno subito, resti con Daniel? Poi facciamo ginnastica insieme? Ok. Vane, andiamo. Allora, guarda, ascoltami bene la strada. Sì. Vabbè, non è tanto difficile la strada da catechismo a casa nostra, però sai benissimo che dove c'è lo stradone devi stare molto attenta quando attraversi la strada, ok? Sì. Mi raccomando, non mi fare stare in pena. E voi ragazzi, siete mai andati a scuola o a catechismo da sole a piedi? Scrivetemelo nei commenti. Per la Vanessa sarà la prima volta e io sarò ovviamente preoccupatissima. C'è un gattino? Sì. Vediamo un po'. Ascoltami. Si fa accarezzare. Si fa accarezzare, dici? Allora, Vane, vedi questa strada? Mm-hmm. Questo stradone, ascoltami, guardami, è pericolosissimo e tu lo sai, perché arrivano macchine a tutta velocità, quindi mi raccomando, prima di attraversare, guarda benissimo la strada. Io adesso ti saluto perché sei arrivata. Attraversiamo la strada, sei arrivata, ti saluto e quindi ci vediamo a casa. Va bene. Ciao amore, buona lezione. Ciao ciao. Ciao. Ok ragazzi, ho lasciato Vanessa a catechismo e come avete capito vuol tornare da sola con questa sua amica con la quale parlava prima al telefono. Per lei sarà la prima volta in cui farà un pezzo di strada a piedi, perché fino ad ora, non, ovviamente, essendo comunque ancora piccola, appena compiuto 9 anni, non è mai andata da sola da nessuna parte. Sono un po' preoccupata, non ve lo nego, però è anche giusto che cominci a essere più indipendente e autosufficiente. Allora Anastasia, siamo pronte per fare ginnastica? Sì. Dai, che cosa facciamo? Gli addominali? Sì, questo ci serve. Povera me. Perché ragazzi, dovete sapere che io fino a luglio seguivo un corso online di ginnastica e Anastasia, bravissima, faceva lezione insieme a me. Mamma, adesso... Sì. Adesso è un po' di giorni che mi chiede di ricominciare e in effetti ha ragione, a breve ricomincerò e quindi oggi ha deciso di fare qualche piccolo esercizio insieme a me. E nel frattempo che aspettiamo che Vanessa ritorni da sola da catechismo, iniziamo a fare qualche esercizio. Dai Ani, ci sei? Vieni, vieni. Cominciamo a fare un po' di addominali, ti dico io cosa. Cosa devi fare? Allora, facciamo un po' di addominali. Sei pronta? Mani dietro la testa. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Brava. Facciamo questo. Quale? Che sai fare? Il ponte? Facciamo il ponte. 1, non sono 2, 3, 4. Questo va bene, hai glute? Hai glute? Hai glute? Sai come l'atleto? 7, 8, 9 e 10. Sono già stanca. Anch'io. Ragazzi, sono già stanca. Sono proprio una vecchietta. Adesso cosa facciamo? I pesi? Sto fatto. Anastasia, scegli gli esercizi da fare. Quale vuoi fare? Aspetta. Arriviamo fino a 6 però in questo. Dai, vai. Conto io, falli tu. Se no non ti si vede, vai. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bravo amore. Non facciamo gli altri 3. Ok. 7, 8, 9 e 10. Bravissimo, ma avete visto ragazzi com'è brava Anastasia a fare ginnastica? Adesso facciamo con i pesi.
Prendiamo i pesi? Dai. Andiamo sempre qua, dai. Dai. Mettiamo qua. Vai, pronta? Sì. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Bravo. Sei stanca? Adesso basta, che tra poco arriva Vanessa. E dobbiamo aspettarla, ma lo sai Anastasia una cosa, vieni qua che ti dico una cosa. Cosa? Vanessa ha deciso che vuol tornare a casa da sola da catechismo insieme a una sua amica compagna di catechismo. Io sono un pochino preoccupata perché tu lo sai com'è la strada, insomma c'è quello stradone da attraversare, eh? Quindi dobbiamo aspettare che torni, guardiamo l'ora perché se dovesse ritardare la vado a cercare, ok? Mamma, volevo dirti ragazzi che a me mancano 3 giorni per il mio compleanno. Domani 2 prendo. È vero, manca pochissimo. Però domani a scuola, perché altrimenti non puoi festeggiare il tuo compleanno se non stai bene. Domani si va a scuola perché è tantissimi giorni che sei a casa, ok? Ani, sono le 6 passate e Vanessa non è ancora arrivata. Senti, ascoltami un attimo, resta qui che tanto ci sono Daniel e papà. Io vado a vedere dov'è, ok? Sono le 6:10 e Vanessa non è ancora tornata. Sono preoccupatissima, oltretutto è buio pesto. Come potete vedere non si vede niente e sto andando a cercarla. Lo trovo. Sono andata in un paio di posti, sto facendo la strada che dovrebbe aver percorso lei, ma non la trovo e non so dov'è. Sono preoccupatissima. Niente ragazzi, non la trovo e sto tornando indietro, devo tornare subito a casa. Ragazzi, sono arrivata a casa, mamma mia, sono agitatissima. Ragazzi, c'è la cartelletta di Vanessa di catechismo, quindi significa che Vanessa è tornata a casa. Probabilmente ha fatto un'altra strada e non l'ho vista. Il problema è che adesso non trovo neanche Anastasia e non so dove sono. Anastasia, Vanessa? Ma le sentite? Sono in bagno, stanno ridendo. Bambine? Bambine? Apri? Aprite? Aprite? Vanessa, apri. Vanessa, apri, che dobbiamo fare un discorsetto io e te, apri. Cosa state facendo? Primo, secondo, ma che strada hai fatto? Che io ti sono venuta a cercare, era tutto buio pesto, alle 6:10 non eri ancora tornata. Cosa sta facendo? Stavi? Stavo soffiando l'aria. Cosa hai in mano, Anastasia? Io niente, guarda. E l'altra? E l'altra? Tira fuori tutte e due le mani. Io ho visto del fumo. Fatemi vedere, girati. Dov'eri? Con che strada hai fatto? Hai fatto una strada diversa? Girati. Giratevi. Non parlo, non mi giro. Tu, Anastasia, anche se ogni tanto ti cambi invece di star sempre in pigia. Va bene. Girati. Ehi, cosa state facendo con quella faccia? Cosa state facendo? C'è la mosca. Tu cosa stai ravanando? Cosa ti stai ravanando? Girati. Senti che tosse, sei una fumatrice. Cosa? Cosa hai fatto? Cosa hai portato a casa? Come? Fammi vedere. Tira subito. Fammi vedere. No, guarda, là dietro. Ma ragazze, ma cosa avete in mano? Una sigaretta? Guarda lì, guarda lì. Cioè, guarda tu fammi capire, smettila. La prima volta che esci da sola e torni a casa da sola, torni a casa con le sigarette? Fammi vedere questa sigaretta, fammela vedere. Allora, vi do 3 secondi. Fammi immediatamente vedere la sigaretta perché adesso... vi ammazzo, e chiamo subito la mamma di Ami. Ah, è caduta? No, togli la mano.
che cavolo è? Ma dai, ma si vede lontano meglio che è finta, guarda. Come è finta? Anastasia, smettila! È c'è già la bomba. È finta! Ma come è finta? Ma come è finta? Sì, guarda, vedi queste sì. rosse? Sono finte. Ma dove le avete prese le sigarette? Mi avete fatto prendere Magia. Un colpo, oltretutto e c'è la luce quando... che sembra veramente che sia vera. E com'è che funziona? Tu oggi quando stavi dormendo noi siamo usciti, perché? Che schifo. Sa di borotalco, vero? Sì, siete uscite mentre io dormivo? Sì, sa di borotalco. Sì, vero, ragazzi, siamo usciti mentre mamma dormiva. Te l'ha data con qualche amica o le avete prese su Amazon a mia insaputa? Ok, sì, le abbiamo prese su Amazon. Mi avete fatto venire un colpo, credo che vi eravate messe a fumare a 6 e 9 anni. Comunque, va bene, ragazze, dovevo essere io a farvi lo scherzo. Hey. Questo è già il secondo scherzo che mi fate e non finisce qua. Sì. Vabbè, Fra, questo video finisce qua. Non iscrivetevi al canale, non attivate mai la campanella. E dovete mettere giù in doccia per 2 anni. Dovete morire qua dentro. Merito qua dentro. Noi spariamo la pistola. Vabbè, ma io voi due vi caccio dal canale. Voi due vi caccio dal canale. Guarda, questo linguaggio con la sigaretta in bocca è perfetto. No, ma ragazzi, ma vi rendete conto che, vabbè, a parte la sigaretta che poi è finta, grazie a Dio, ma all'inizio mi è venuto un colpo, anche perché il caso voleva che Vanessa tornasse da solo oggi da catechismo e con le sigarette anche in tasca, era perfetto. Ma avete sentito cosa hanno detto? Che non dovete iscrivervi al canale, non dovete mai attivare la campanella. Se siete d'accordo con me, le butto fuori dal canale.